Niente falò per Carnevale a Fornovo? Ci sarà, anche se più piccolo, parola di re. In molti, dopo aver visto l'annuncio della Proloco, che non organizzerà più il tradizionale mega falò nella Golina del Taro, si stanno attivando per non interrompere una tradizione che dura da decenni. Non sarà mega, ma come prima sarà comunque un momento suggestivo di aggregazione generale, attorno al calore e agli scoppiettii del fuoco, bruciando la poiana come liberazione del negativo. I motivi della rinuncia potrebbero essere tanti, come il pericolo di un imponente fuoco troppo vicino a case ed alberi, al cambio generazionale di idee all'interno dell'associazione, per arrivare ad un faticoso lavoro che teneva impegnate per alcune settimane, sia di giorno per accatastare il legname e i bancali, e alla notte per tenere a bada i furbetti del fiammifero. Le tracce del carnevale fornovese risalgono ai primi del Novecento. Erano sfilate di carri allegorici con riferimento ai problemi locali del momento, come l'acquedotto di Prenzera, le scuole comunali, problemi di interesse nazionale e internazionale, come la guerra in Libia. Si organizzavano feste da ballo con inebrianti profumi di arance e mandarini, consumati come dessetante nei locali del Salon, al Torsiglieri o al Club. Non come oggi, alle 23 di martedì di Carnevale, la campana maggiore della chiesa suonava distesa per avvertire che dopo un'ora sarebbe iniziata la Quaresima. Dopo le forzate sorte delle due guerre, il Carnevale riparte negli anni 50 con il Carnevale dei ragazzi nella parrocchia e i balli al Teatro Anzani. Oggi si balla fuori 2000 e in luoghi privati. Negli ultimi decenni la sfida per essere il carro migliore è stata tra i carri del Circolo Maria Luigia, quello della Croce Verde e della parrocchia. Le novità di quest'anno è la scissione del gruppo storico parrocchiale, con i fedelissimi dell'arciprete Don Giuseppe che si staccano con un ardito carro proprio. I carri e i gruppi a piedi arriveranno dai paesi limitrofi, come i Wanted di Ozzanotaro con Didalai e di Calestano. Il programma prevede 3 giorni di sfilate lungo le vie del paese, domenica 19 e 26 febbraio alle ore 14:30 con partenza da Piazza del Mercato e infine martedì 28 alle ore 17:30 con un falò nuova gestione.